una domanda per Federica Daga, deputata del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Ambiente della Camera. Abbiamo sentito il collega che diceva, attenzione, si rischia di fare poi una campagna elettorale, si avvicinano le elezioni politiche come noi sappiamo, e si rischia di fare questa campagna elettorale proprio sui disastri di Roma. Regione e Comune, Regione PD e Comune 5 Stelle dovrebbero collaborare. Beh, guardi, il fatto è che io non trovo assolutamente sano il fatto che in questi giorni si sia fatta speculazione politica sull'acqua. È una cosa che io non approvo e non credo che sia onorevole da parte di tutte le istituzioni. C'è un attacco costante e continuo su quelli che sono i servizi pubblici locali in mano a Roma, questo è sicuro. I servizi pubblici locali nel 2011 dalla Deutsche Bank venivano valutati in tutta Italia come 150 miliardi di euro di asset finanziario. Questo per dirne una. La seconda cosa, rispondendo al Presidente della Commissione Ambiente, è che Irace, il perito geometra che avete messo voi del PD in Acea 3 anni fa a nomina Marino, era quella persona che quando gli è stato detto, guarda che il prossimo anno, è stato 2017, ci sarà una grave crisi idrica perché non state facendo lavori sulle manutenzioni idriche, sulle reti, e ha fatto no con la testa e ha detto no, non ci sarà nessun problema di approvvigionamento idrico su Roma. Ecco perché sono stati anche cambiati questi vertici, perché di ascolto non ce n'è stato per niente e comunque finora tutti i vertici inseriti in questa azienda a nomina di destra o sinistra hanno fatto semplicemente gli interessi, hanno fatto utili per i soci privati. Questo è stato il grande danno che è stato fatto al servizio idrico integrato. Oltretutto Roma e provincia è gestita da Acea Ato 2 S.p.A., non da Acea Spa. Acea Spa è una holding, i suoi utili per un quarto vengono dati da Roma e provincia, dalla gestione dell'acqua, quindi per definire quanto rimettere degli utili nelle reti bisogna fare la riunione prima dell'approvazione del bilancio, non è che si fa una donazione volontaria a qualche cosa, cioè quello che è stato dato, quello che è stato detto poi ai nuovi vertici è stato in primis di rimettere mano nelle reti, perché il servizio idrico prima di tutto deve essere un servizio che funziona. Poi la parte politica si occuperà da un'altra parte, insieme a tutti gli altri sindaci della provincia, di fare quello che si chiama il tavolo della ripubblicizzazione. E lo scorso 4 di luglio una mozione dei consiglieri comunali ha promosso proprio questo, ha chiesto all'Ato 2, quindi all'ambito territoriale ottimale Roma e provincia, di discutere insieme agli altri sindaci di aprire questo tavolo di ripubblicizzazione. È molto semplice, è certo che le responsabilità ci sono, il distretto di bacino ce lo dice, ma lo sapevamo già prima. Federica Daga, io la devo... I crisi delle reti erano già definiti, lo sapevamo già tutti quanti, quindi se durante una crisi si fa speculazione di questo tipo, io non lo accetto e non lo approvo, perché siamo istituzioni. Chiaro, chiaro. Allora, Federica Daga, Movimento 5 Stelle, però la devo interrompere. Federica Daga, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle sull'acqua, visto che voi siete sempre alternativi, pensate alle energie pulite? Beh, vede, noi abbiamo vinto un referendum insieme a 27 milioni di persone nel 2011 che davano un segnale chiaro alla cittadinanza, davano un segnale chiaro alla politica. Fuori profitti dell'acqua, fuori l'acqua del mercato. Significa riappropriarsi della gestione di questo bene, farlo con gestori anche un po' più piccoli che rientrano in quelli che sono gli ambiti di bacino idrografico, quindi andare ai... Sì, c'è stato un po' di problema sulla linea telefonica, ecco, magari forse adesso la sentiamo meglio. Questo concetto, quello che dovrebbe fare la Regione Lazio, cioè attuare una legge che si chiama 238 per l'istituzione degli ambiti di bacino idrografico, che farebbero gestire l'acqua in un territorio un po' più piccolo e anche in senso più democratico. Questo è il primo gesto, il secondo è quello di ripubblicizzare il servizio idrico con aziende di diritto pubblico, aziende speciali che in realtà non hanno quale scopo societario l'utile di bilancio ma da distribuire ai soci, ma hanno quello di dare un servizio corretto alla cittadinanza. E quindi qualsiasi tipo di avanzo dell'utile andrebbe poi ad essere reimmesso in quelli che sono gli investimenti necessari. Quello che poi abbiamo anche cercato di inserire nella risoluzione depositata a giugno in Commissione Ambiente, a seguito della quale nasce l'indagine conoscitiva, insomma quella di abbiamo chiesto maggiore controllo sull'azione dei gestori e il fatto di poter utilizzare quegli utili ante imposte che insomma vengono fatti comunque sulla gestione del servizio idrico proprio per rimettere
rimettere in piedi quelle che sono le infrastrutture dopo 15 anni che questo lavoro non è stato fatto, e questo è un piccolo passo, insomma. Però è sempre una ricetta statalista quella del Movimento 5 Stelle, cioè riportare allo Stato... È una ricetta semplicemente di monopolio naturale, non può essere messo sul mercato, cioè il monopolio naturale deve essere assolutamente gestito dal pubblico insieme alla cittadinanza, con un controllo della cittadinanza. Sì, ma è un refrain anche che fate sulle banche. Ripetere quello che c'è stato in passato, è fare qualcosa di differente, pubblico, partecipato e trasparente. Non è assolutamente qualcosa del passato, non assomiglia a nulla del passato. Le società per azioni di adesso somigliano al passato, assolutamente sì, per come vengono gestite e per come vengono prese come feudi e per come vengono trattate.